Raga, ci siamo, è mezzanotte e un minuto e sto per iniziare a giocare a Hogwarts Legacy. Questo è il primo episodio di una serie di gameplay che caricherò ogni giorno sul mio canale, per cui se volete scoprire quali incantesimi possono essere lanciati, quali cavalcature potrete utilizzare, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così insieme a me scoprirete tutte le novità di questo gioco. Detto questo, non perdiamo altro tempo e iniziamo con la creazione del personaggio. Vediamo che personalizzazioni possiamo fare. Accessori viso, colore pelle, massimo mettiamoci gli occhiali, in tema Harry Potter. Qua invece cosa possiamo fare? Ah, anche i capelli, allora, diciamo. Ma così forse vanno anche già bene, vediamo questi. Questi qua, questi più moderni, ma sì, questi mi piacciono. E qua cosa si può cambiare? La carnagione. Allora, lentiggini, ma facciamo senza lentiggini, sono troppo di moda ultimamente. La carnagione, così direi che va bene. Gli occhi li facciamo un bel verde, se si può. Ecco, no, viola no, verdi ci sta. Sopracciglia van bene così. Allora, come difficoltà facciamo normale. Nome al personaggio, lo chiamerò Kakashi. Così ci sarà un infiltrato ninja nel mondo di Hogwarts. La voce l'abbiamo presa. Direi che abbiamo completato. Oh, inizia la tua avventura. Oh, ci siamo, raga, ci siamo! Oh, questo sembra è il mio personaggio. E chi è partire. Questo? Il professor Fig. Peccato non ci sia stato altro tempo per sarà lanciare sarà il professore che mi ha istruito che al di fuori della scuola. Che ti ho mostrato. Sì, professore. Beh, non ho mai visto nessuno abituarsi così in fretta a una bacchetta di seconda mano. Come quando di seconda mano? Tua, ma perché sotto di seconda? Potevi grazie, darmi almeno una bacchetta normale. Dell'inizio dell'anno è stato... Sarai povero come la merda, come me. Ma chi è questo? Oh. ma sembra... Bruno Gio, Barbieri di Masterchef. È uguale con gli occhiali. Ti ha scoraggiato dal cercare. Cioè, simpatico uguale, come un pugno in destinazioni più vaghe di questa. Non ci vediamo. Ti sei simpatico tanto. Come la quando merda. Quando è arrivato il tuo gufo, ho pensato meglio non parlarne qui. Esatto, Elias. Io direi di andare a Hogwarts, certo. Che io non mi fido di questi vicoli bui di sera. Ci attendono un banchetto e una cerimonia di smistamento. Oh, banchetto, ho anche fame. A meno tra che l'altro. Al tuo nuovo pupillo non dispiaccia la mia presenza. Veramente un po' sì. Dopo però immagino che essendo la storia principale non ti posso buttare giù dalla carrozza. Credo che oh, che bello, c'è anche il gufetto. Quell'ammasso di rocce. Cosa ha visto? Su, rapido. Ma chi è? Lanterna Verde che guida? Sembra Arro. Ma che personaggi hanno fatto? Oh, quel che mi sembra, cos'è il Big Bang? Siamo a Londra. E chi è sto qua? Ah, sarà il nemico della saga. Oh, dai che fra un po' arriviamo a Hogwarts. Non vedo l'ora di vedere com'è il castello, se si può girare. Per fortuna ti ho incontrato prima della partenza. Ma chi sei? Giusto in tempo. Ma perché ridi? E chi sarebbe il tuo compagno di viaggio? Io sono Kakashi Hatake, ninja leggendario della foglia. A scuola? Sì, inizierò la scuola dal quinto anno. Come i veri pro. Straordinario. Lo so, lo so. Ovviamente, nessun docente ha mai sentito di una missione a Hogwarts così tarda. Ma c'è chi può e chi no. Nemmeno io. Sicuro non te. Siccome gli studenti del quinto anno affinano le loro abilità da anni, il preside mi ha chiesto di mettere in pari questo nuovo arrivo prima del trimestre. Ah, sei stato il mio mentore. Non potevi avere un mentore migliore. Ah, di sicuro meglio e di te. Il professor Fig non è solamente un ottimo insegnante, ma è anche un mago estremamente intuitivo e molto dotato. Vedremo. Il signor di sicuro non hai soldi se mi ha dato una bacchetta di seconda mano. Spiega la sua brillante carriera al ministero. Immagino che se ha fatto carriera deve essere un leccaculo da competizione. Ma chi è? Sembra un personaggio non del Signore degli Anelli. Concordano sulla pericolosità di Ranrock. Ah, Ranrock. Devo ancora convincere i miei colleghi al ministero. Ma cos'è? Una ma mega sono ala? Sono convinto che si tratti di una bucata, minaccia cos'è? Molto un drago grave. Non morto. Ed è stata tua moglie. Spero che mangi Bruno Barbieri di Harry Potter. Miriam. Ma come? Mi ha scritto di Ranrock prima di morire. Si chiedeva tua moglie se si sentiva con Master delle sue attività. Prima di poter rispondere, ho ricevuto questo. Cos'è? Oh, cos'è? Poi non mi ha più inviato nient'altro, Elias. Ma cos'è? L'ha portato il suo gufo. Spero che ci siano ma dei soldi. Senza una lettera. Posso solo presumere. Che se ne molla il grano.
Vediamo. Per proteggerlo. Probabilmente da Ranrock. Ah, Ranrock è quel goblin bellissimo del giornale. È protetto da un incantesimo davvero molto potente. Ah, beh, di sicuro te non l'avrei... non sarei riuscito ad aprirlo. Quel simbolo. Cos'è quel bagliore? Quale bagliore? Quale bagliore? Esatto. Non lo vedo. Ma c'è... quale bagliore? Siamo tipo... abbiamo un'affinità con sto oggetto. Oh, una chiave. Ma come hai... spero che sia di una banca piena di soldi. Oh mio... sì! Sì! Almeno... cioè, posso morire felice. Mamma mia. Cioè, Drago, io so che ti dovrò uccidere, ma mi stai simpatico. Oh, l'hanno ucciso. No, abbiamo visto morire una persona e qui adesso riusciamo a vedere gli uccelli, i cavalca. Che figata. Oh mio Dio. No. Il professore mi era simpatico. So che noi siamo i protagonisti, per cui non possiamo morire. Spero che non schiatti anche il professore. No, prendi la chiave. La chiave. Oh mio Dio. Che è successo? Dove siamo finiti? Cos'è il cadavere del drago? Cos'è? Ci siamo teletrasportati. Sei ferito? Di boh, sono a un punto vita. Tieni. Oh, una pozione. Ti rimetterai subito. È una pozione rigeneratrice. Oh. Come si fa a usarla? Freccia in giù. Bevi. Bevi. Che stai per schiattare? Vediamo. Siamo al massimo. Oh, il professore si è... cos'è già strapagato. Successo? Povero George. Non ci credo che... che diavolo gli è preso a quell'affare? Beh, povero niente. Attaccare una carrozza in volo. Allora, un drago normale non... io vorrei alzarmi su, professore, sono al massimo. Tirati su. Signore, dove siamo? Guardati intorno. Non ne ho idea. Cioè, okay. Ma starò seduto. Starò seduto 10 minuti. Oh. Sembra una un bella statuina. Un oggetto magico che porta chi lo tocca in un posto specifico. Oh, ci siamo alzati finalmente. Vediamo l'ambientazione, sembra di essere in una... ora grotta. Ora mi sento meglio. Spero che non ci sia il drago qua dentro. Giro. Lo farò. Ma restami accanto. Ah, dove vuoi che vada? Non so neanche dove siamo. Passaporta. O perché? Ci si possiamo muovere. Oh. Allora, seguiamo sto professor Fig. Mio Dio, dove siamo? Ma questa non mi sembra Hogwarts. Cioè, a meno che l'abbiano bombardata, non mi sembra Hogwarts. Dove ci ha portato la passaporta? Molto più lontano del viaggio in carrozza. E dove siamo? Siamo nelle Highlands scozzesi. Ah, in Scozia. Quelle rovine. Lei che la passaporta servisse a portarci proprio qui. Quindi voleva portarsi la passaporta in ste isole di merda. Spero che almeno lì ci sia qualcosa. Ha dato la passaporta a George per un motivo. E credo che lei e George siano morti mentre cercavano ciò a cui la passaporta ci ha condotti. Allora, se andiamo a vedere cosa c'è. Se ti senti bene e non ti dispiace assecondarmi, vorrei dare un'occhiata in giro. Certo, signore. Bene, vediamo se riusciamo a trovare un sentiero, anche se... come se riuscire a trovare un sentiero? È lì davanti. Oh, questi sono vasi, per me si possono rompere. Dai, tirami un cartone. Secondo me devo ancora imparare l'incantesimo, perché secondo me questi vasi qua, se il mio istinto da giocatore di ruolo, sono cose che potrò rompere tra poco. Maledetti. Ah, ce n'è un altro là. Bastardi, non riesco. Siete salvi i vasi, perché non ho ancora imparato l'incantesimo. Ottima domanda. Oh mio Dio, come facciamo? Oh, cioè, cos'è? Avrà 80 anni, sale come un ragnetto. Sale come un ragnetto. Sembra Mike Buongiorno con olio cuore. Magia antica. Com'è possibile che vada su come un ragnettino? Una magia che pochi sanno usare. Oh mio Dio. Che sembra essere stato... ma quanti anni ha sto professore? Sembra vecchio, ma non lo è. Cioè, va più veloce di me. Forse è stato costruito da quella magia antica. Dove dobbiamo andare? Non so come si è entrati in... noi dobbiamo andare là dentro. Ma sono sicuro che c'entri quella sua... io ricerca. Non so volare, quindi andremo di qua. Ecco laggiù il sentiero. Di qua. Sali.
Allora, andiamo avanti perché il professore è lento come la merda. Ma tracce di una magia perduta, signore? Altri vasi, bastardi. Come mai una magia così potente fosse scomparsa? Parlava sempre. Oh, cos'è questo? Che avrebbe potuto fare? Cos'è? Che figata. Ma la magia è come ogni altro. Sembra potere. Una barriera di ghiaccio. Davvero. È chi sia controllato. E come passiamo qua? Professore! Professore, serve un tuo aiuto. Mi insegni qualcosa? Non fa abbastanza freddo qui. Ah beh, deve fino lì. L'opera di un incantesimo. Sei proprio un genio a capire. Volevano che non fa abbastanza bloccare freddo. Bloccare questa strada. Spiegami come sbloccarla. Il tuo lavoro con la bacchetta. Mira al centro. Al centro. Oh, mi ha fatto l'incantesimo. Oh mio Dio, sono emozionato. Fammi fare l'incantesimo. Oh, dai. Mamma mia, che figata. Aspetta un momento, prima di andare avanti, vedo il vaso. Oh mio Dio, ho imparato l'incantesimo di base. Vediamo se il mio intuito aveva ragione. Sì, lo sapevo. Sti vasi, lo sapevo che i vasi servivano. Vediamo se mi ha dato qualche ricompensa. Ovviamente un cazzo come sempre. Ma se è quattro vasi rotti, niente, neanche una pozioncina. Cioè, vabbè, è ma siete un po' avidi come ricompensa. Del previsto. Un altro vaso! Guarda quanti! Il lavoro di bacchetta va migliorando. Ma che rapidità, sono fortissimo. Grazie, signore. Vediamo se c'è il fuoco amico, spariamo al professore. No, non c'è il fuoco amico, porco cane. Se Hogwarts qualcuno mi starà sulle palle non riuscirò a farlo fuori. Ah, lassù! Dove? Sì, è come ci arrampichiamo. Sì, vabbè, ma cioè, sto professore per me ha un incantesimo, cioè non ha 80 anni. Ci siamo, è poco. Un altro vaso mio. Oh, e adesso siamo... E qua come facciamo? Bisogna prendere la rincorsa. Sì, come facciamo a fare un salto? Tieniti forte! Ah, io mi tengo, sono seduto. Cosa fa? Riparo! Vediamo. No! Hai capito il professore? Che figata! Perché non me l'hai insegnato sto incantesimo? Cioè, addirittura. Ivo, sei un grande, ecco perché ho imparato così in fretta. Sembra la Meg Ryan con le statue quando li ha rianimate quasi. Nell'ultimo film di Harry Potter contro Voldemort. Oh, un altro vaso! Mio! Almeno la cosa bella è che c'è il puntatore che li riesce a rompere in automatico. Costruire una cosa del genere? Per tenerla segreta, sospetto. La cassaporta ci ha portati qui per un motivo. Ah, vorrei saperlo anch'io. Andate in giro, vediamo se c'è qualcosa di strano. Di sicuro il motivo non è le ricompense dei vasi, visto che non c'è niente. Allora, vediamo sta cosa. Allora, la mini pappa ti mostra l'area circostante, ok. Tieni premuto per accedere ai dettagli con l'obiettivo della missione. Mi è apparsa la minimappa, quindi avrete la minimappa a destra. Perfetto. Prima non c'era, qua. Indaga, indaghiamo. Professore, qui c'è un intaglio murale. Vediamo forse cos'è. Il nostro ospite era un veggente. Interessante. E magari mi dice che è solo un muro, dopo sti perdite di tempo. Abbiamo indagato adesso? Quindi niente. E dove dobbiamo andare? Devo spaccarlo con l'incantesimo? Non si capisce. Oh, vecchiazze, devi essere più chiaro qua a spiegarmi le cose. Non si capisce neanche dove devo andare. Adesso mi arrampico, faccio un po' di parkour. No, qua il parkour non va bene. Allora, dove... Ah, c'è un altro vaso. Come posi a rimanere essere integro? Cioè, il mio scopo qua non è andare avanti, è spaccare i vasi. Magari c'è... Oh, esamina. No, indaga. Professore, questa statua... Forse questa era casa sua. Ma chi è? Il nonno di Silente? C'ha una sfera che non mi dà niente di buono. E anche qua andiamo a vedere. Dobbiamo esplorare. Vediamo qui. Oh, altri due vasi! Allora. Un altro vaso. Oh, spara il vaso. Guarda quanti ce ne sono. Ma basta, ma cos'è? Cioè, era... Cioè, qua si producono vasi a Hogwarts. Andiamo a vedere. Qua c'è l'altro indizio. Un'altra parete di pietra cristallizzata. Prima vediamo se ci sono altri vasi da spaccare. Allora, niente vasi. Andiamo avanti. Vai avanti. Qui non c'è vasi. Andiamo a indagare.
Cos'è un teletrasporto? E io come ci passo? Non riesco a buttarlo giù. Che strano. Perché farà apparire qui quella pietra cristallizzata? Ma dov'è sta pietra? E come fa a esserci qui dietro una stanza? Una stanza? Io non vedo niente. Quel bagliore è come quello sul contenitore della passaporta. Mettiti gli occhiali. Vediamo. Dove ti metti? Cosa? Ma no! Per Godric. Per Godric. Dove siamo? Non ci credo. Cos'è? Sveglia il goblin, devo svegliare, ma a me non sembra una buona idea svegliare il goblin. Non è. Vediamo. Vediamo anche gli incantesimi e il menu. Allora, ricomincia l'ultimo salvataggio, salva partita, quindi potete salvare quando volete. Torno al menu principale. Le varie impostazioni, giusto per curiosità, così ve le faccio vedere prima di procedere. Modalità prestazione. Ah, ci sono due modalità. Fidelity, che sarebbe quella che dà precedenza alla grafica, oppure la performance che dà la precedenza invece alla velocità dei frame. Io lascio Fidelity perché mi interessa avere la grafica. Tanto sto gioco non è così frenetico. Calibrazione immagine, limita i frame, ozio bla, profondità di campo, aberrazione cromatica, gran pellicola. Allora, poi qua c'è il volume, musica, vabbè, eccetera eccetera. Qua ci sono le impostazioni, potete anche cambiare la difficoltà durante il gioco, questo è importante. Soliti impostazioni per i controller, sensibilità lasciamo tutto medio, eccetera. E vediamo qua cosa c'è. Ah, qua spiega tutti i pulsanti, che immagino dopo ci farà il tutorial. Questo cos'è? Lettore del menu, perché volendo potete anche attivarlo per far leggere al narratore tutte le impostazioni, però dopo diventa un po' troppo legnoso. Visualizza licenza, anche no. Qua ci sono tutte le notifiche, indicatori, bla bla bla, eccetera. Direi che abbiamo visto tutto. Torniamo al gioco. Anzi, intanto salviamo, così creiamo un salvataggio. Salva partita. Adesso non è... Dai... Ha salvato oppure no? Sembra che... No, dice salvi progressi, il salvataggio manuale non è al momento disponibile. Ok, quindi adesso non possiamo salvare. Sento uno che russa, dov'è sto goblin? Ma è questo qua? Ah sì, eccolo qua. Spariamogli un po' nel culo. Nel culo. Peccato che neanche con una bacchettata nel culo si sia svegliato. E forse gli piaceva anche. Però andiamo a vedere prima di svegliarlo se c'è qualche altro vaso da rompere. Tipo questo. Si può rompere? No. No, non si può rompere. Niente. Andiamo a vedere questo goblin cosa può darci per andare avanti con sta storia. Vai. Scusi? Dai, su, svegliati! E muoviti! Ma non può essere! Allora, Tibo, sembra la mia vecchia prof di matematica. Allora, dai, dacci qualcosa, che abbiamo fretta, io voglio andare a Hogwarts, da mezz'ora che stiamo qua girando in sto posto assurdo. Benvenuti alla Gringot, la banca dei maghi. Ah sì? Siamo alla Gringot? Camera blindata 12, immagino. Eh certo. Precisamente. Speriamo che ci siano tutti i soldi. La chiave? La chiave di sua moglie. Oh, sì, ma certo. Allora, da questa parte. Vai, seguiamolo. Stammi accanto. Ah, io non vado via da qua. No, che figata, finalmente andiamo dentro alla Gringo. Dopo di voi. Dai, sali, su.
Tenete le mani nel carrello, se non volete perderle. Dai, che voglio arrivare a sta Gringo. Rapidi. No, è bellissimo comunque. Quante camere blindate ci Guardati sono? Intorno con... Ah, posso passare anche a guardarmi intorno. In realtà avrete l'occasione di vedere che figata. Strada facendo. In questo momento ci troviamo sotto l'atrio principale. Queste camere oh. sono le più recenti. Ci sono posso anche guardare indietro, cioè come se fossi un gufo. Cioè come un il collo dei gufi. È riservato solo a chi è molto ricco o molto potente o entrambe le cose. No, ma dov'è sta nostra banca? Allora... Prendete un bel respiro. Cosa? Oh mio Dio! Quella cascata lava via tutta la magia. È una misura di sicurezza. Ha levato la magia? Vabbè, che io non ne avevo un cazzo di magia. Avevo solo un incantesimo, cioè c'è poco da lavarmi la magia. Quelle che vedete qui oh. sono le camere inferiori. Quando scendete. Io, ma dov'è la moglie di sto tizio? Dove aveva la cassaforte? Cioè, dentro al nucleo? 4 secoli fa. È nel cuore stesso della banca. Cioè uno diventa vecchio quando arriva in cassaforte. C'è molta strada da fare. Allora. Oh, forse ci siamo. Oh, c'è Giovanni che ci aspetta. Di bocca in mano, c'ha la mano più grande del corpo. Allora, Giovanni, dici. Camera numero... 200, camera non mi ricordo 12. Più. 12. Ah, che giornata. Sì, sì, va bene. Sembra Lincoln dei gomiti. Ecco, avanti. Su. Kakashi, non guardarlo così male che... Su. C'è qualcosa di sospetto. Chi è l'altro? Professore, il bracciale della guardia emetteva un bagliore. Ah sì? Non ci ho fatto caso. Come il contenitore della passaporta. No, più scuro. Ne ho visto uno uguale sul collare del drago. Che cosa dite? Ci stavamo chiedendo chi fosse quel goblin. Ha il compito di sorvegliare la parte più antica della banca. Ormai non ci va quasi più nessuno. Ah, te lo credo, per arrivarci ci vuole 2 ore. Cioè, uno cioè, dopo un po' dice, boh, basta, cioè, me li tengo a casa. Oh. Dai, adesso ce la facciamo entrare su staccato. Eccoci qua. Oh, scendete. Cazzo, sembra di essere il bradipo di Flash. Su. Dai. Cammina su. Quando è stata l'ultima volta che sono entrati? No, non posso fare l'incantesimo. Ah no, li posso fare. Guardia a questa scrivania. In tutto questo tempo nessuno l'ha visitata. Anche il goblin è immune. Strano che ogni banca è sempre non visitata fino ad oggi. Cioè, è ridicolo. Apri sto lucchettino. Grazie dell'aiuto. Vediamo cosa c'è qua dentro. Allora, andiamo dentro. Cerchiamo di ramare il più possibile. Speriamo che non ci siano vasi anche qua. Professore, cosa dovremmo cercare secondo lei? Non saprei. Signore, se lei potesse... Le mie istruzioni erano di far entrare il possessore della chiave della camera blindata 12. Un attimo. Buona fortuna. Professore? Questa non me l'aspettavo. Ah sì? Fammi riflettere. Deve esserci qualcosa per... Cosa? Revelio, forse. Revelio? Sì, un incantesimo di rivelazione, ora o mai più. Vai, usa sto revelio. Vediamo cosa ci sfugge, eh? Prepara la bacchetta e concentrati. Ah, lo posso fare io? Allora, tieni salda la bacchetta con L e poi guidala lungo il percorso del simbolo per appendere l'incantesimo. Vediamo. Ah, ok. Vediamo. Dovete andare giù. Oh, ce l'abbiamo fatta. Dai. Revelio. Lì, ho visto qualcosa. Avvicinati un po' e riprova. Vai. Revelio. Oh, c'è una porta. Una porta.
Beh, è un inizio. Prima guardiamo se c'è qualcos'altro da rubare. Non è che per caso vedi un modo? Sì, professore. Oh, ci sono le coppette che si sono moltiplicate nel film. Se ciò che vedi ci aiuterà a proseguire, potremmo essere vicini a scoprire il segreto di questa camera. Addirittura. Rivelio. Fai strada tu. Indaga. Cos'è, un'altra passaporta? No. Lumos. No, Lumos, lo voglio anch'io, questa Lumos. Questa non è una normale camera blindata. Temo che l'uscita dovremo sudarci. In che senso dovremo sudarci? Sì, ma è il mio primo giorno. Perché mi dovete mandare questo al massacro? Sì, ma ignoro quale ne sia lo scopo. Oh! Stammi accanto. Se va male, non potremo smaterializzarci per uscire. Ah, no? Non dalla Gringo. Ah, sì, è vero che dalla Gringo non si può, ci sono le barriere. Ah, ma tanto io non so neanche se posso, se lo so, come smaterializzarsi. Allora, vediamo. Sì, mettici un po' di luce, un po' l'humus, un po' deboluccio. Non si vede niente. Rivelio! Oh, adesso almeno due incantesimi, è già qualcosa. Vedo qualcosa più avanti. Cos'è? Ancora quel bagliore, ma a terra. Vediamo se c'è qualcosa. Cos'è, un altro passaporta? Cos'è, un altro incantesimo? Cos'è sta roba? Indaghiamo. Lumos! No, che è successo? Oh mio Dio. Mentre mi accostavo al bagliore, mi è sembrato che il suolo sotto i miei piedi vorticasse. Cos'è? Stai bene? Sì, signore, sto bene. Hai fatto qualcosa? Ma cos'è quello lì? Ha cambiato il pavimento. Quella statua... Quale statua? Vedo una statua. Ma tirati su. O meglio, il riflesso di una statua nel... So che servirà un reveglio. Immagino sia questo, infatti. Che hai visto il riflesso sul pavimento. Vediamo. Sì, vediamo. Il riflesso è ancora lì, ma la posizione delle statue non corrisponde. Un attimo, quando ha cambiato posizione, il riflesso si è girato verso la luce. Forse dai, dammi indaga. Ah, l'humus? Allora, com'è l'humus? Allora, andiamo a impararlo. A. A. Scendiamo giù. A. Ed è fatto. Vediamo qual è. Dammi il tasto direzionale. Allora, l'incantesimo l'humus è con... Ah, ok. RT e Y. Proviamo. L'humus! Ben fatto! Ora il riflesso si sta girando verso di me. Oh. Segue la luce, quindi... Lumos. Dove devo andare? Devo indagare, cosa devo fare? Almeno se non si capisce niente. Qua indago. Oh, sta muovendosi qualcosa, la statua. Ah, con la luce, con l'humus, si è tirata su. Oh. Oh mio Dio. Non è buono. No, siamo un po' in inferiorità numerica. Ma oh, perché con me? C'è anche lui da picchiare. Oh, c'è già da combattere. Oh, io vado, dove mi colpisce? Ah, c'è la mappa tipo Halo. Oh, ma io avevo il proteggo, che cacchio mai copiato? Visualizza i tuoi obiettivi per rilevare la via da seguire, ok. Ho capito. Allora. Oh, ma perché lui ci impiega un attacco e lo devo sparare 20 volte? E qual è l'obiettivo da seguire? Non c'è nella mappa. Ah, devo fare tre proteggo.
Non mi ricordo neanche più per come si fa a proteggere. Ah, bellissimo. Ho due protezioni, adesso mi manca l'ultima. Dai, fammi l'ultimo. Sono da solo. Trova il professore. Professor Fig. Ma che cacchio. Professore, dov'è finito? Si mette male. Lo dico bene. Io dove dovrei andare? Che succede? Ma è infinita sto Le posto. Le tracce magiche mi stanno guidando da qualche parte. Seguiamo qua. Ah, è qui che volevano portarmi. Di nuovo quel barco. Spero che non ci siano altre statue, perché sennò... Rebellion. Dovrò cavarmela senza alcun aiuto. Meno male. Oh, sì, ancora! Ribello! Ah, forse devo rifare di nuovo l'incantesimo dell'humus. Si attivano con l'humus le statue. E devo attivare tutte e tre? Ah, ho capito, devo stare in mezzo. Queste statue con il loro riflesso. Qua. Temo di non avere altra scelta. Se voglio uscire da qui, dovrò combattere. Ok. Oh mio Dio! Proteggo! Stupefaction! Oh, c'è lo stupefaction! Come l'ho imparato! Oh mio Dio, i nemici sottolineati subiscono danni maggiore. Ok, tieni premuto Y durante il proteggo per catturare e assorbire i nemici con lo stupefaction. Ok, ma basta. Oh mio Dio, dai, fatemi un colpo. No, colpisci quello lì che è stordito. Dai, che questo è in crisi. No, tu che non è male il combattimento. Oh mio Dio, bevi la, prendi la pozione. Oh mio Dio, ho finito le pozioni! Basta adesso! Dove devo andare? Oh mio Dio, ah, devo fare l'incantesimo. Lumos! Devo seguire ste lucine che portano di qua per scattare. Ah, posso correre finalmente! Oh! Dovete tenere premuto l'L. Spero che non ci siano altri nemici, perché non ho più pozioni. Ho una porta. Spero che sia qua il professore. Entra nella porta. Dove siamo adesso? Trova il professore. Facciamo di nuovo l'humus. No, fai l'humus. Ho detto l'humus. Lumos. Qua cosa c'è? Indaga. No, cosa fa sta pozione? Spero che sia una pozione di cura. Dai, prendila. Bravo.
Oh. Eccoti qui. Ma dove eri andato? Stavo come morendo. Ma che posto è questo? E a te non le statue, so. Non ti sono arrivate, ma bastardo. Cosa sopra quella bacinella? Non è una bacinella. È un pensatoio. Ah sì? Per vedere i ricordi. Che ricordi ho? Non sono appena iniziato a mi giocare. Mi chiedo. Vediamo. Chissà di chi sono sti ricordi. Fa come me. Andiamo a vedere i ricordi. Sono curioso. Ma chi è? Silente? No, chi è? Godric? Chi è sto qua? Comunque la grafica è spettacolare. È tutto pronto. È nascosta bene? Fin troppo. Rockwood. Mi chiedo se il percorso che abbiamo creato sia impossibile da seguire. Solo per coloro che non vedono le tracce della magia antica, e io le vedo. Poter vedere ciò che gli altri non vedono non basterà a Percival. A chi affronta questo cammino affidiamo dei segreti potentissimi e conoscenze che altri faranno di tutto per avere. E spero oro. Sì, e se abbiamo ragione, Charles. La strega o il mago che supererà le prove meriterà di ottenere quella conoscenza. E l'oro. E quindi la responsabilità. Ma soprattutto l'oro. Fammi vedere l'imbottino. Abbiamo fatto il possibile. Su, su, fatemi vedere il bottinazzo. Sì, ma io volevo l'oro. È questo che vedi? Il bagliore che li circondava? Ah, sì, signore. Stupefacente. Posso vedere la magia. Tracce di magia antica, per la precisione. Miriam ha sempre saputo che questa magia era reale. Lo spero. Ma non ha potuto. Però adesso andiamo ad Hogwarts, porco cane. Miriam e forse anche George sono morti mentre cercavano un sapere assopito da secoli. Mi dispiace per loro. E pare che sia tu la chiave per capirne il motivo. Non sembra tutto molto diverso rispetto a com'era un attimo fa. Arriva qualcuno. Chi erano? Non lo so. Ma chi so? Ah, ancora i goblin. Lei non dovrebbe trovarsi qui. Ma sembra il Signore degli Anelli. Proprio come pensavo. Ragnarok. Sembra proprio che la mia reputazione mi preceda. Ma chi sei? Non ti conosce nessuno. Sarebbe venuto alla camera blindata di Rackham. E tu perché sei qui? Questo non ti riguarda. Basta che mi consegnate quello che avete trovato qui e metteremo una pietra sul passato. Ma abbiamo trovato niente, solo i ricordi. Signore, loro avevano la chiave. Scegli con cura le tue prossime parole. Io dico solo che le istruzioni per la camera blindata 12 erano chiare. Signore, devo proprio insistere. Posso far entrare solamente chi è in possesso della chiave. E lei no! Mi c'ero affezionato! Ma cos'è? I goblin non sono... Non ho pazienza per i traditori. Ora... Dove eravamo? Io non ti darò niente. Beh... Allora forse il tuo giovane amico sarà più collaborativo. No, perché io? Che grugnisce. Il professore grugnisce. Alexa, stop. Oh, il primo mostro. Oh, uno l'ha fatto fuori. Svignatevela. No, no, il professore no. Non so come uscire. Professore.
rapido. Ce l'abbiamo fatta. Va tutto bene? Sì, ma io voglio andare a Hogwarts, allora. Non ho mai visto un goblin tanto potente. Sembra che la mia magia non lo scalfisca nemmeno. Ma se fai cagare, lo so anch'io che non lo scalfisce. Ma dove siamo? Non può essere. Ma non può essere, dove siamo? Chi ha preparato il pensatoio, il medaglione e il modo per raggiungerli? Voleva che qualcuno con la tua abilità? Vieni alla cerimonia di smistamento. Andiamo a sta cerimonia di smistamento, però non mi piace sto bosco. Ah no, ci siamo. Oh, finalmente andiamo ad Hogwarts. Comunque sì, è una sempre una figata il castello di Hogwarts. Quanto vorrei abitare sopra quelle torrettine là in alto? Oh, siamo arrivati allo smistamento. Oh, che bella Hogwarts con tutte le candeline che volano tutto l'anno. Chissà in quale scuola, se ci farà scegliere oppure no. Professoressa Weasley? C'è una persona da smistare. Chissà se sarà la nonna del Weasley. Benvenuto. Della saga di Harry Sei Potter. Sei giusto in tempo. Siediti pure. Vai, siediti. Dai, Kakashi, siediti. Vediamo se sei un Kakashi. Dove ci manderà? Vediamo se ci fa scegliere. Ah, sì. Sei un po' più grande degli altri, vero? Te lo credo. Arrivi qui con preferenze e preconcetti. Con certe... Facciamo aspettative. Come Harry. Non serpe verde, non serpe verde, non serpe verde. Non vedo l'ora di iniziare le lezioni, non vedo l'ora di iniziare a esplorare le lezioni. Non vedo l'ora di conoscere i professori e iniziare i miei studi a Hogwarts. Bene. Hogwarts ha molto da offrire. A chi desidera apprendere. Allora, ciò che imparerai in aula ti preparerà ad affrontare le sfide al di fuori di esse. Ma le ho già fatte le sfide. Sono indietro. Chissà. Dai, fuori gli incantesimi cattivi. Avverto qualcosa in te. E cosa avverti? Un senso di... Di? Allora, di cosa si tratta? Di... audacia, curiosità, lealtà, ambizione. Allora, so che se metto ambizione mi mandano in serpe verde, quindi metterò audacia. Un senso di avventura? Mi piace pensare di non avere paura di niente. Hai un cuore coraggioso. Allora mi sa che cerchiamo di andare nel Grifondoro. Pace. L'ignoto non ti spaventa, come anche andare avanti da solo, se necessario. Sì, e sconfiggere dei goblin. Forse appartieni a Grifondoro. Esatto. Quindi mi ha messo nel Grifondoro. Perfetto. Accetta la casa. Ah, potete anche scegliere di rifiutarla. Ma a noi va bene così. Sono un Grifondoro. Sarà meglio. Oh, il primo obiettivo sbloccato. Oh. No, che figata. Abbiamo la casacca. Oh, ancora una cosa. A causa di uno sfortunato incidente nelle finali di primavera, questa stagione di Quidditch è stata cancellata. No! Bastardo! Silenzio! Io l'avevo comprato per quello. Non vi sto in alcun modo proibendo di volare, ma non mi tentate. Siete qui per concentrarvi sul vostro futuro accademico. Avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani. Io per i prossimi 5 giorni detto, gioco a sto gioco. Avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani.
È simpatico. È entrata in scena. Come un dito in culo. È un piacere conoscerti. Sono... Professoressa, potrebbe mostrare la sala comune al nuovo arrivo? Con molto piacere. Oh, vediamo. Ma io ho fame. Sono appena arrivato. Come dicevo, professoressa Weasley, è un piacere. Piacere mio, professoressa. In qualità di vicepreside, è mio onore mostrarti la tua sala comune. Vai. Per di qua. Fammi vedere sta sala comune. È molto insolito che qualcuno inizi dal quinto anno. Ma sai, c'è chi è più dotato. Avventura. Già, non vedo l'ora. Ricordo ancora la prima volta nella sala comune di Grifondoro. Era una Grifondoro? Ah, sì? Io sono una Grifondoro. Da ragazza non ricordavo mai la parola d'ordine. Ma chi è sto? Parola d'ordine? Chiattona. La parola d'ordine è grata domum. Grata domum. Grata domum. Puoi entrare. Vai, entra. Certo che hanno scelto una bella larga per sto quadro. Dai, entra! Entra e va a dormire. Domani sarà un gran giorno. Tornerò domattina per accompagnarti alla prima lezione. Sì, sì, va bene, fammi Grazie, andare. Grazie, professoressa. Di niente. Non frega niente nessuno. Passa una buona prima notte a Hogwarts. Sogni d'oro. Allora, andiamo dentro. Oh, abbiamo già dormito, quanto pare. Adesso inizieranno ben ste lezioni. Io non ho ancora imparato, dopo un'ora e mezza di gioco, un incantesimo. A parte il lumus di merda. Oh. Non c'è più nessuno qui. Meglio andare alla sala comune. Io ho tutta la casa per me. Ah, posso girare per Hogwarts. Vediamo se possiamo ramare qualcosa ai miei studenti che sono nella mia stessa aula. Allora, vediamo cosa c'è qua. Vediamo se posso fare ancora l'humus. Sì. E il rivello. Qua non c'è niente. Sono tutti poveri come la merda i miei compagni di dormita. Forse di qua si esce. Oh. Qua anche un cazzo. Dobbiamo andare giù forse. Ora, in che direzione è la sala comune? Prima voglio esplorare, vedere cosa c'è qua sopra. Cosa c'è? Un quadro qua? No, basta statue! Non ne voglio più sapere. Che ne ho già dovute... Tra l'altro sono anche corto di pozioni, quindi sono un po' nella cacca. Allora, andiamo a vedere qua. Si può saltare? Si può andare più veloce? Ah, potete correre, vero? Deve essere strano iniziare Hogwarts. Ma state zitte. Oh, posso beccare? Cioè, loro sparo incantesimi e non si spostano neanche, cioè... Rivelio. Gli sparo... Cosa c'è in sta bacheca? C'è qualche torneo? Non c'è niente. Andiamo a vedere sto quadro. Sembra quello di Stranger Things, stupendolo. Allora, mi sa che dobbiamo andare di qua, nella sala comune. Ci siamo. Riveglio. Io qua posso ammazzare tutti, tanto nessuno, se tutti si fanno i cazzi propri. Anche se spari in faccia. Allora, presentati a Cressida, a Garrett e a Nelly, o Nellier. Questo chi è? Davvero non vuoi provarla? L'ho distillata io. Ma chi sei, il nipote della Salve. Prof? Sei il nuovo studente del quinto anno. Lieto di conoscerti, sono Garrett Weasley. Ho saputo di quello che ti è successo mentre venivi qui. Per fortuna tue fighe state bene. E tu come fai? In carrozza con voi c'era qualcuno del ministero. Sì. Un amico del professor Fig. Oh, non volevo essere indiscreto. Che bestiaccia, i draghi. Mi fa piacere che tu sia qui. Grazie, Garrett. Anch'io lo sono. Per caso sei parente della professoressa Weasley? Sì, è mia zia. Ma che raccomandato. Allora te le faranno passare tutte, eh? Veramente è il contrario. Zia Matilda tende a trattarmi come se fossi ancora una matricola. Mi sta sempre addosso. È un po' soffocante, a essere sinceri. Ma so che lo fa per il mio bene ed è una strega incredibilmente potente. Farà di tutto per proteggerti. Garrett, è stato un piacere, non ne ho voglia di perdere altro tempo. È stato un piacere conoscerti, Garrett, e grazie per le informazioni su tua zia. Piacere mio. Buona fortuna per oggi.
Dai che devo andare a incontrare gli altri due sfigati. Allora, Cressidra. Dov'è Cressidra? Non potevano stare tutti qua, forse là in fondo. Le sono venire nel cuore del primo giorno. Questa è Cressidra. Ma cosa ho sbagliato questa volta? Non capisco dove sbaglio. Non è un incantesimo complicato. Dovrei riuscire a lanciarlo senza pronunciare la formula. Perché non funziona? Ma ciao, benvenuto a Grifondoro. Io sono Cressida. Piacere di conoscerti, Cressida. Che entrata teatrale ieri sera alla cerimonia di smistamento. Ce l'hai fatta per un pelo, eh? È vero che sei il pupillo del professor Fig? Ho studiato con lui, sì. Non direi proprio così, ma ho studiato un po' con lui prima di arrivare qui. Cavolo, speravo ti avesse dato qualche dritta sugli incantesimi non verbali. Era quello che stavi tentando di fare poco fa. Ah, sì, ma ho qualche difficoltà. So lanciare l'incantesimo con la formula, ma senza... è un po' più problematico. Ma imparerai. E infatti... fammi andare a parlare con gli altri. Alla fine ce la farai. Lo spero proprio. Beh... beh, allora buona fortuna. Perfetto. È stato un piacere, Cressida. Anche per me. Buon primo giorno. Allora, adesso devo andare a parlare a Nelly o Nellie o come minchia si chiama. Dove, ma cosa ci fa lì sopra? Come ci arrivo io lì? Chi è sto qua? Ah, si può mangiare? Ho mangiato una mela. Io come ci arrivo lì sopra? Cioè, io adesso voglio capire come ci arrivo lì sopra. Che cacchio. Nelly, ti prego di scendere. Potrebbe arrivare un professore. Quella ragazza pensa di poter fare tutto. Più ardite. Oh. Perché sono tutti così preoccupati? È del tutto sicuro. Ma finché non vai, non schiatti malamente. Ehi, ciao. Non far caso a me. Mi piace cambiare punto di osservazione di tanto in tanto. Sì, boh, mi stai già sulle palle. Da una prospettiva diversa. Va bene. Una volta sono arrivata in cima alla torre di Grifondoro. Io parlo con te solo perché mi è stato scritto, se no mi stai già sulle palle. Oh cielo. Comunque io sono Nelly, Nelly Oxbire. Ho sentito parlare di cosa ti è successo sulla strada per Hogwarts. Ma tutti si fanno i cazzi miei, ma fatevi i cazzi vostri. La storia del drago, intendo. È tutto vero, è stato terrificante, è tutto vero, basta sì, che mi fai andare a scuola. La carrozza è stata attaccata da un drago. Sì. Caspita, non riesco a crederti. Comunque, Grifondoro. È stato un piacere, via, ci via, via. Ci vedremo sicuramente. Certo. Allora, adesso, ancora, ma cosa sei? Una scimmia? Ti attende davanti alla sala comune. Alla sala comune dobbiamo andare. Ma perché fanno un cunicolo? Cioè, non ha senso. Buongiorno! Tutto pronto per il... Sì, siamo pronti. È tanto che sognavo questo giorno. E infatti. Mi Beh, credici. E goditela più che puoi. Certo. Visto che inizierai direttamente dai corsi del quinto anno, dovrai rimetterti in pari con i tuoi compagni. Lo farò. Specialmente perché alla fine di quest'anno dovrai superare i gufo. Gufo? Il gufo. Sì, il giudizio unico per fattucchieri ordinari. Dall'esito dell'esame dipenderà la tua futura carriera. Va bene. Dopo aver discusso con anche il preside, anche a Hogwarts già mettete paura con gli esami, sembra di tornare a scuola. Abbiamo pensato a un sistema straordinario per... Oh. Ecco qui. Oh, questa è l'immagine del trailer. Che cos'è? È una guida pratica alla magia. Ti aiuterà a tenere traccia. Perfetto. Di ciò che hai imparato. Così potrai padroneggiare ogni materia del quinto anno. Ho capito tutto. Grazie, professoressa. Va bene. Forse vederle. Seguimi, ti mostrerò di cosa parlo. Perfetto. Dai, su. Da questa parte. Ma riesci a correre? Qua tutti vanno piano. Ti darà l'opportunità di esercitarti nella magia e ti farà conoscere la storia del mondo magico. Revelio. Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa Lumos. Come la guida pratica quando ero una studentessa. Ma invece non ce Usare l'avevi. La guida ti insegnerà anche a prestare attenzione a ciò che ti circonda. Sì, sì. Cerca di stare al passo. Io boh, se sto al passo.
Se vai un chilometro... Ah, sembra che la guida abbia delle informazioni per te su quel dipinto del povero Baruffio. Revelio! Lancia Revelio sul quadro e vediamo cosa dice la guida. Questo quadro presenta il mago Baruffio, noto per le sue lesioni della mente. È usato molti ciò che può accadere in cantesimo, non viene pronunciato di se 3 invece di F, sì. Apri la guida pratica. Ok, abbiamo la guida pratica. Sfide. Ok, ci dice praticamente tutti i livelli che dobbiamo ottenere. Oh, abbiamo finalmente l'inventario, cioè un cazzo. Cosa abbiamo? Collezioni, sfide, la mappa che non è del... Ah, la mappa di Hogwarts, interessante. Perfetto. Qui abbiamo la mappa delle missioni, inizia il primo giorno di scuola, per ora abbiamo solo quella principale. Ricomincia l'ultimo salvo. Ah, possiamo salvare adesso? Oh, adesso sì. Salvataggio completato, perfetto. Ok, poi abbiamo mappa, missioni, impostazioni, sfide, collezioni e equipaggiamento. Anche qua non avremo niente. Ah, abbiamo i guanti. Addirittura, perfetto. Mettiamo i guanti. Accessori per la testa, cosa abbiamo? Occhiale. Comune. E abbiamo un cappello. Cosa fa sto cappello? Una scopa. No, ma fa cagare con la scopola. No, meglio senza. Siamo più fighi così. Il completo. No, è ridicolo. No, preferisco quello di prima. Per ora siamo... No, in pigiama! Quasi. Vediamo il mantello. Ah, ok. E questo cos'è? La sciarpa. Ma no, dai. Siamo al chiuso. Abbiamo perso... Quasi. Lo faccio andare in pigiama per un po'. Ok. Ma sì, mi ha convinto. Adesso voglio che vada in pigiama per un pochino. Oh, là, col pigiama. Così siamo sempre pronti. Vediamo se ha il pigiama. Oh, adesso col nostro stile andiamo a seguire la professoressa Weasley. Ingegnoso, vero? Tieni gli occhi aperti e troverai tante opportunità come questa, dentro e fuori il castello. Terrò gli occhi aperti. Cos'è questa roba qua? C'è un lucchettino. Andiamo a vedere se mi fa aprire. Serratura livello 1 e non la posso aprire. Non perdiamo tempo, devi andare a lezioni. E non perdiamo tempo. Dai, su, ma vai più veloce. Che cavolo. Ah, tempismo perfetto. Ma che tempismo? Ci abbiamo piegato. Ti mostrerò come usare le fiamme della metropolvere per spostarti più rapidamente. Oh. La tua guida pratica contiene una mappa del castello. Aprila e cerca la sala centrale. Apri la mappa. Ho capito, l'altro. Sala centrale. Dov'è la sala centrale? Sala grande sarà. Questa... Alla sud. Dov'è la sala? Alla sud.
Sarà questa la... Oh. No, questa è la biblioteca. Sala centrale. Qual è? Questa. Oh, usiamo già la metropolvere, vediamo. Alexa, punta timer 30 minuti. 30 minuti, a partire da ora. Ed eccoci qua, un bel risparmio di tempo. Ma quando mai ad Hogwarts si può usare la metropolvere? Nessuno la usa. Da lì è possibile raggiungere velocemente qualsiasi punto del castello. Ok, ma io voglio imparare gli incantesimi. E voglio sparare a questi due babbei. Per ora è tutto. Oh. E vorrei che tu sì, andassi... Sì, va bene. Grazie, vai Grazie, via. Grazie, professoressa Weasley. Ci vediamo. È molto das. Fortu... Aggiudi... Sì. È stato molto... Sospetto che la sto... In effetti sì. Abbiamo fatto una piccola... Delle rovine, eh? Ma basta! Oh, professore! Parli del diavolo. Professor Fig... Scommetto che le fischiavano le orecchie. Esatto. Sì, si direbbe che lei abbia fornito al nostro nuovo arrivo. Ah, temo di non potermene prendere. Mm. Ma sì, ma abbiamo capito. Ci sono fior di barche. Va no. bene. Beh, basta. Professor Fig. Certamente. Grazie. Buona fortuna. E lo sarà. Sì, professoressa. E vedremo di organizzare. Ancora parlare. Professore, che bello. Io comunque ho uno stile col pigiama. Speravo proprio di incrociarti oggi prima che ti immergessi completamente nel. Peccato studi. Che non si può girare nudi. Parlavi. Non si preoccupi, abbiamo. Sì, signore, ma non le ho detto altro sui nostri viaggi laggiù. Credo che sospetti che non siamo. Sì, beh, la. Non sappiamo dove condurrà l'impresa in cui ci siamo imbarcati. Potrebbe richiedere più flessibilità coi tempi. Farà un po' scuola e un po' il paladino. E potrebbe sentirsi costretta a riferire al preside dei dettagli che sarebbe ma meglio. Ma non farà la spiona. Capito, la Weasley. Bene, tu fortunatamente hai a disposizione un'ottima squadra di streghe e maghi pronta a guidarti. Perfetto. Ma vorrei mostrarti l'incantesimo che abbiamo. Fammi. Apri là e dacci uno sguardo. Scegli una seguita. La mappa è incantata, ti aiuterà a trovare la strada. Mi tornerà molto utile. Grazie mille. Bene, direi che ti aspetta una giornata. Oh. Il signor Ollivander ti piacerà, è un artigiano eccezionale. Oh, andiamo a prendere la bacchetta. Quando avrò scoperto. Per adesso concentra. Andiamo dalla bacchetta. Missione compiuta. Esordio Hogwarts. La bacchetta. Nuovo oggetto sbloccato. Bussola incantata. Rebellion. Oh, c'è qualcosa qua. Comunque adesso non perdiamo altro tempo. Oh, c'è qualcos'altro anche qui. Che piacere rivederti, mio giovane amico. Dai, prendi sto passaporto. Oh. Oh, ma perché non me la prende? Si vede che da qua non posso andarci. Comunque. Andiamo a seguire ste lezioni. Belle calde! Revelio! Cosa ha visto? C'è qualcosa? Era un Pix ha inventato un nuovo gioco! Ah, qua c'è un altro oggettino. Eccolo qua. Perfetto. No, non posso andare qua dentro a scassinare. Vabbè, scassinerò dopo. Andiamo a frequentare lezioni di difesa contro le arti oscure. Revelio.
Qua c'è un rumore che c'è qualcosa. Andiamo su. Inizia. Ok, è il professore delle arti oscure. Stupefaccio! Qui è il tuo meglio? Bombarda! Levioso! Professore Sagat! Siete pregati di non farvi a pezzi in orario scolastico. Ah. Gli studenti sono sostituibili, ma questo teschio di nero delle Ebridi è un pezzo unico. È un ricordo dell'assalto contro i bracconieri del 1878. Lo conoscerete. Ora, ma sembra il drago che ci ha colpito. Come ha potuto un'anziana come me sconfiggere da sola la più grande banda di bracconieri del Galles orientale e sopravvivere per vantarsene? Con la conoscenza. Per le persone sagge, l'età conta ben poco. Oggi ci eserciteremo con un incantesimo che mi ha salvata dai maghi oscuri più volte di quanto mi piace ricordare. Levioso. Levioso. Leviosa. Un incantesimo di levitazione. Levioso! Un avversario sorpreso e un avversario debole. Vuoi provare a difenderti, Pruett? Una cosa che ho imparato bene da indicibile è il valore della semplicità. Certo. Soprattutto nel cuore della battaglia. Ora, mettiamo alla prova ciò che abbiamo imparato. Ok. Allora, andiamo in... Intanto vedo che per imparare l'incantesimo dovete fare sempre questo schema finché l'avete imparato. E adesso mettiamo in... Levioso! Oh, ce l'abbiamo fatta. Ora, proviamo con qualcosa di più grosso. Vediamo. Fammi provare. Perfetto. Iniziamo dall'incantesimo base. Vai. Visto? Il manichino ha deviato la magia. L'ho visto. Ora lancia prima lo scuso, poi l'incantesimo base. Un avversario sorpreso è un avversario debole, come Pruett mi ha aiutato a dimostrare. Leviosa! Bene, ora l'incantesimo base. Ben fatto! Ti ho messo alla prova e ti sei dimostrato all'altezza. Perfetto. Grazie, professore Saeka. Da ciò che ho visto oggi, credo proprio che possiamo aspettarci grandi cose. Pretendo l'eccellenza dai miei studenti, perché un duello in classe. Capito, professoressa. Di nuovo, ottimo lavoro oggi. Oh. Va bene, basta dare spettacolo per oggi. Dobbiamo andare da Sebastian. Qua, chi è? C'è uno da parlare, chi è sto qua? Se conosci gli incantesimi... Ah. Pensavo che il levioso fosse per quelli del primo anno. Ben fatto. Levioso! Oh mio Dio, ritorna nell'area... Cioè, cosa succede? Cioè, guardate, se vi allontanate, cioè, sembra quasi che tipo schiattate il personaggio. Mamma mia, che... Cioè, è inquietante. Alla prossima. Ok. Ho un altro obiettivo sbloccato e adesso dove dobbiamo andare? Revenio. Qua c'è qualcosa. Ah, là dentro. Sarà un altro... Un abbigliamento insolito fuori dal dormitorio. L'hanno notato. Andiamo nella missione principale. Posso andare? Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare prima che inventassi la polvere volante. Ah, immagino. Ora torniamo alla lezione di incantesimi. Dobbiamo andare su per di qua, per di qua. Oh, quante... Ma non c'è l'ascensore, fanno... cioè, creano case e non mettono un ascensore. Sali, sali.
Ma dove devo andare? Arrivo già che sono spompo ancora prima di raggiungere. Il professor Rone intende sempre a dilungarsi un po'. Cosa devo fare qua? Missione. Oh, siamo a lezione di incantesimi. Vediamo. Chi è il professore qua? Ehi! Dietro di te! È rimasto un posto libero. Grazie. Ciao, sono Natti. Quindi sei tu il nuovo studente? Sì, sono io. Hai già conosciuto il professor Rone? Chi è il professore? Ma chi è sto imbecille? Possiamo iniziare? Benvenuti al quinto anno di incantesimi. Bene, sarà un anno fondamentale per la vostra formazione in questa arte magica. Ma io sono certo che saprete affrontarlo con la passione e il rigore necessari per una simile sfida. Bene, oh, ragazzi, adesso aprite i vostri libri alla pagina 517. Ma prima di iniziare, qualcuno di voi sa qual è la differenza tra le formule dell'incantesimo cambia colore e quello di crescita? No. Nessuno? Proprio nessuno? No. Vuol dire che sei un pessimo temo insegnante. Proprio che ora sia un po' troppo tardi per studiare. L'estate sei ha fatto simpatico molto male come un pugno alla vostra preparazione. Si direbbe che... Allora, vediamo. Accio, devo imparare accio. Oh, l'abbiamo imparato. Accio! Ottimo. Niente male. Impari davvero in fretta. Te lo faccio sul cappello se non stai zitto. Vedo del potenziale, ma ricorda, non serve senza allenamento. Alleniamoci allora. Che ne dici se rendiamo tutto più interessante? Va sì, tutto. Mi pare che siamo già oltre l'interessante. Già. Basta chiacchiere, è ora di concentrarsi. Dai, questo col tuo pigiama stiloso. Decisivo. Qua non possiamo perdere. Vai. Così si fa. Dai, prendi la tua. Oh, la prima l'abbiamo fatta. Ecco, così. Prima abbiamo fatto 50. Dai, prendilo. Doppio. E adesso tocca l'ultimo. Ben fatto. Però qua come faccio a tirarla? C'è l'altra davanti. Maledetto, sembra di giocare a bocce. Ecco qui. Ancora no. Ancora no. Ancora no. Non è la lezione più classica, ancora vero? Ancora no. Non che me ne importi. Faccio. 3 su 3, mamma mia, ma chi sono? Punteggio perfetto, notevole. Flower victory. Oh, così si fa. Io ho tutta l'infanzia che gioco a bocce. Molto bene, voi due, molto bene. La lezione è terminata. No! Ricordate di prendere le vostre cose. Certo. Bella partita. Devo ammettere che avevo sottovalutato il tuo talento. Ma io t'ho detto che ci ho messo settimane. Sono un giocatore di bocce nato. Quando mi sono trasferita. Sì, ho capito. Non mi interessa la storia della sua vita. Comunque facciamo che siamo così felici. Mi consoli. Sono molto. Altro che. Io sto facendo un gameplay. Non ho voglia di starli a perdere tempo in chiacchiere. È stato un piacere parlare. Ah, sì, bla bla. Altrettanto. Ci si vede in giro. Ovviamente. E adesso con chi? Col professore devo parlare. Revelio, Sebastian. Per essere precisi, lo useresti sugli altri. Lo sai che non funziona sugli esseri. Parliamo con sto professore. Professore! Voleva parlarmi, professore? Senti. Sì.
Immagino che la prima lezione di incantesimi ti sia piaciuta. Sì, perché ho vinto, se no mi faceva cagare. Sarebbe stata una gara all'aperto, signore. Che gusto c'è nel fare ciò che è previsto. Infatti. Grazie, professore. La signorina Onai è un'avversaria tenace, anche se mi... Presto ti contatte. Ok, adesso dove dobbiamo andare? Missione completa, perfetto. Un abbigliamento insolito, ma uno non può stare in pigiama. E che cavolo. Dove devo andare adesso? Qua non posso andare. Allora, andiamo a vedere dalla mappa dove devo andare per fare delle missioni. Incontra la professoressa Weasley. Oh, andiamo. Ehi, hey, ciao! Sei il nuovo studente, vero? Sì, sono io, ma sono di fretta. Via. Dai che devo andare dalla professoressa Weasley. Chissà cosa vuole. Revelio! Qua cosa c'è da rivelare? E che cavolo? Oh, siamo all'aperto. Vediamo un po' la grafica. Non è male, però mi aspettavo forse qualcosa di meglio. Dico, Hogwarts, figurati senza mappa e mi sarei già perso. Rivelio. 20 volte. Oh no, non di nuovo. Ecco che esco dalla tazza felice, me lo concesse Upraxia, al di direttrice. Ma chi è sto imbecille? Una volta a settimana, questo era il patto. Mi tuffo nel bagno e resto lì quando... Va bene, stai pur lì a rompere le palle a qualcun altro, ma non a me. Vediamo un po'. Oh, ma c'è... cos'è? La casa di Hagrid, quella là. Sì, e ha... No, che bello! Guardate, si vede perfettamente anche il campo da Quidditch. Guardi, chissà se mai ci potremo giocare. Allora... Piacere vederti qui. Luca, chi è sto qua? Riveglio. Posso aiutarti? Ma certo. Sebastian mi ha detto di chiederti di un club. Oh. Se Sebastian garantisce per te, non mi serve sapere altro. Perfetto. Organizzo duelli per bacchette incrociate, una sorta di club del duello. Oh, duelli! Se Sebastian ti ha... Sono invitato. Interessato, bando... Gli ho fatto abbassare... Mi piace saperlo, ok. Mi fa piacere. Immagino che vedervi duellare sarà un vero spettacolo. Perfetto. Come funziona bacchette incrociate? Vieni qui. Vediamo. Io ti abbino ad altri duellanti e chi... Vogliamo stabilire una volta per tutte chi... E sì, rendere... ho capito, c'è i duelli, mi unirò al club. Certo. Via. Ci sono. Fammi entrare nell'arena. Oh. Ti faremo pentire di averci provato. Adesso. Allora, infrangi gli scudi con gli incantesimi di controllo, come l'incantesimo di deviazione levioso, aggancia il bersaglio e ti permette di seguire i nemici senza mirare. Usa R per cambiare bersaglio. Ho capito. Oh, facciamo la nostra sfida. Oh, chi sono questi due baddei da carne da macello? Levioso. Oh, vai. Cioè, hai sperato di beccarmi, bastarda. Levioso. Col cavolo che mi becchi, che vi stiamo massacrando. Via. Lumos. Ma no, Lumos. Oh dai, che questo è già morto. Ok. Ah, tutto qui, ti sto massacrando. Dai che l'ammazzo. Oh,
tipo se son forte. In pigiama, guardate che stile! Guardate che stile! Bel lavoro! Sebastiano lo so, non si sbagliava su di te. La competizione sarà ardua. Mai ma affrontare chi si chi combatte in pigiama. Campione della scuola. Fantastico. Lo farò. Ancora congratulazioni. Grazie, grazie, tutto meritato. Spero di rivederti presto. Volete un'altra smazzolata? Ok, abbiamo vinto anche qua. E adesso dobbiamo andare a seguire la mappa. Vediamo se posso andare come da questo qua. Come dico sempre, viaggiare apre la mente. Ma tua madre Riveglio. Apre la mente. Protego! Azzo! Dove dobbiamo andare adesso? Ok. Abbiamo aperto un'altra missione secondaria. Però dobbiamo andare... Dobbiamo andare di qua. Oh, questi qua stanno lì che stanno scrivendo. Vediamo cosa scrive sta qua. Mi dispiace per chi dovrai affrontare dopo. Ma non frega niente di chi devo affrontare. Non ho paura di niente! Cosa c'è qua sopra? Reveglio! C'era qualcosa. Raccogli. Mamma mia, sono un tartufo! Sono un tartufo! Andiamo avanti. Avanti, vediamo la missione dopo. Merda, se è grande Hogwarts. Dovrebbero farlo più piccolino. Corri, Forrest! Corri! Corri! Sembra Forrest Gump! Sembra Forrest Gump! Vai che ci siamo, quanti metri mancano, porco cane? Dov'è? 60 metri. Vai, Forrest! Vai! Devo scendere di qua. Chi è sto dinosauro? Ma non ci sono mai stati i fossili. Corri! Corri! No, devo andare di qua. Oh, andiamo in giardino. Qua ci sono sempre dei ciozzi. Un gatto! Parliamo col gatto. Alexa, stop. No, che figata! Andiamo a carestare anche l'altro. Se no uno si offende. Chissà se sono veri gatti o animago. Che figata! Alexa, punta timer 9 minuti. Missione. Dopo scuola con la Weasley. E riguardo alla stanza, professoressa? Pensavo la stessa cosa, Tick. Forse puoi aiutare... Tick, però, cioè, almeno dal parrucchiere vai, che cavolo. Oh, Tick chiede scusa. Ma mettiti le sopracciglia al posto dei capelli. Ah, eccoti qui. Sono qua. Spero che le prime lezioni siano andate bene. Sì, li ho massacrati sia a bocce che a sfide. Sembra che il professor Fig ti abbia insegnato diverse cose mentre esploravate delle rovine, ricordo bene? Esatto. Niente affatto, professoressa. Guarda capisco. Come cerca di mettermi contro il professor Fig. Da uno thriller. In ogni caso, devi continuare a lavorare su ciò che hai imparato. Certo. Incarichi extra. Non so se avrò tempo per... Lo troverai. Fammi l'incarico, dammi la missione. A lezione hai usato con profitto una... Con profitto. Vado subito. Sono davvero impaziente di visita. Molto bene. Ma... Vorrei andare con Natti. Sì, va bene Natti. Un losco finito con l'incarico. Non c'è tempo da perdere. Ok. Dobbiamo andare da sempre a parlare, oh, che palle. Un'altra avventura ti aspetta, eh? Oh, possiamo saltare. Guarda che stile, sembra olio cuore. Oh, andiamo a parlare. Eccolo qua. Qui. Voleva insegnarmi un nuovo incantesimo, professore. Sistema. Più spesso,
Come? Mol? Neo? Completerò. Missione iniziata, incarico del professor Ronan. Chissà dov'è la pagina volante. Cosa devo cercare? Revelio. Trovo, c'è qualcosa là. Ah, eccola qua la pagina. E io come la prendo? Eccola lì. Cioè, sta pagina di merda che... Eccola là. Ah, forse devo far leviosa? Dov'è la pagina? Eccola qua. Oh, sì, era da fare azzo. Mamma mia, che goduria. E adesso? Dove devo andare? Quindi ricordate che dovete fare accio. Adesso facciamo modalità Forest Gump di nuovo. Una pagina volante da questa parte. Anche qua, presa. Mamma mia, sono diventato un killer. Adesso bisogna tornare indietro. Accarezziamo prima il gatto, che sennò si offende. Vieni qua. Oh, guarda com'è simpatico. Guarda che simpatico micetto. Fa anche le fusa. Che figata. Spero di non scoprire che sia una persona. Che sia un minus due. Oh. Mi auguro che i Ho completato gli incarichi. In tre secondi. Ora proviamo. Sgancia la ricompensa. Ricordati di la ricompensa. Sì, cosa mi dai di ricompensa? La tua bacchetta. Ah, un incantesimo. La tua magia. Vai, 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 vai. Là. Cosa hai imparato? Ah, incantesimo riparo. Oh, questa è l'ultima missione per il primo gameplay di oggi. Andiamo a vedere per concludere in bellezza cosa dobbiamo fare. Nati, non hai aspettato troppo, vero? Per nulla. Ma tanto la non c'è un cazzo Weasley da fare. Mi ha detto che devi... Ma dove siamo? Bello, siamo vicini al campo da quidditch. Che figata. Comunque è strafigo il mio personaggio. Andiamo. Dobbiamo seguire Nati. Weasley mi abbia chiesto di accompagnarti. Vai. Davvero? Ti seguo come un cagnolino sì, in calore. Avevo pensato di ti seguo come un cagnolino in calore. Immaginavo che avresti gradito un bel boccale di burro birra al villaggio. Ah sì, la burro birra. Il andiamo. Gufo della Weasley è arrivato proprio al momento giusto. Corri, 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 corri. Non potevamo prendere una carrozza o qualcosa? Non sai quanto sia piacevole respirare dell'aria fresca dopo essere stata nell'aula di antiche rune. Ah sì. Sceglierla come materia opzionale è stato un grave errore, credimi. Allora non la farò. Ti credo. Oh, questi sono sti cinghiali, sono che figata. Sono bellissimi. Quando è tua madre a sceglierla per te. Rapida. Corri, 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 corri. Spero di arrivare presto a una cavalcatura perché sono già stufo di camminare. Questo periodo dell'anno. Ti diranno tutti di andarci sotto Natale, ma quello è uno dei pochi periodi dell'anno in cui preferisco restarmene al chiuso. Oh, che è veramente bella l'ambientazione, ci sono anche gli innaffiatoi incantati. Il freddo non mi dà fastidio. Ah, a te forse. Se ci ho messo un po'. Io sono in pigiama, cioè non so se vi ricordate, ma io sono in pigiama. Oh, ma quanto c'è da camminare? Oh, aspetta, da questa parte. Da questa parte? Siamo arrivati? Io trovo spesso delle musiche. Oh? Cosa hanno di tanto speciale? Beh, hanno un aspetto interessante. Ah, servono forse per le pozioni. Se le cuoci a lungo, puoi anche usarle nelle pozioni. Immaginavo. Cioè, ormai è chiaro come il sole che l'erba c'è sempre degli intrugli per le pozioni. Dai, adesso non perdiamo altro tempo. Portami dove dobbiamo andare. Guarda, degli ippogrifi sono usciti dalla festa proibita. Chissà se qualcosa che figata. Guardate che belli. Mi era giunta voce che avevano avvistato degli ippogrifi nei paraggi. Ne voglio uno. No, sono già stufo di camminare. Gli ippogrifi. Ovvio. Probabilmente gli anche. Oh, ma che cacchio, ma dove dobbiamo quella andare? Quella a sinistra è la foresta proibita. Agli studenti è proibito entrarci. Beh, come sicuramente si dice dal nome?
E perché immagino è proibito? Che noi ci dovremmo andare I di continuo. I professori dicono che è troppo pericolosa, ma secondo me chiamarla proibita la rende solo più allettante. Può darsi. Ah, ecco Hogsmeade. Chissà se c'è Hagrid. Crinale, dopo quella rovina. Oh, ci siamo o no? Cioè, io ho il pollice se potessi, che passerei tutto il mio tempo a un crampo a forza di spingere in avanti. Confesso di essermi stupito quando la sono ha detto che conoscevi quei bene funghetti. La zona. Oh, ho trovato qualcosa. Sei qui da molto. Cappelli detto di fungo. Così. Perfetto. E questo che cos'è? C'è oh, una anche fuori dal castello. Una borsa. Perfetto. Mi sa che ha fatto troppa baldoria al villaggio. Oh, c'è della devo roccia là. Andiamo a vedere che cos'è. Che figata. Spero che mi faccia delle... Ci siamo quasi. Prendi, c'è raccogli. Tanto da vedere fuori dalle mura del castello. No, soltanto Hogsmeade. Come faccio a raccogliere sta roba? Ah, le devo rompere. Con le voci che girano sui goblin e tutto. Rivelio. Ah, le devo spaccare. Lo terrò a mente, Natti. Oh, grazie ci mille. Siamo o no? Ma io non mi ricordo che ci volesse così tanto a camminare. Oh, delle galline, via! Qualsiasi cosa sia, non sono riuscito a... Oh, siamo arrivati finalmente. Al ritorno prendiamo un taxi. Vai. Dobbiamo andare a prendere... Oh, ci siamo. Ed eccoci arrivati. Oh. Non so proprio da che parte iniziare. Non lo so. I Tre Manici di Scopa è il posto perfetto per gustare una burro birra, mentre da Mielandia puoi trovare tutti i dolciumi che desideri. Io direi di non andare a prenderci a una bacchetta non di seconda mano come preferito. Quella che abbiamo adesso. Cambio idea ogni visita. Sicuramente a Hogsmeade troverai tutto ciò che ti serve. Oh, c'è un bug. La professoressa Weasley. Una bacchetta nuova. Infatti. Certo, ti piacerà. Andiamo dovresti da Ollivander, su. Fai pure con Cal. Dai. Divertiti, ci vediamo presto. Apri mappa, apriamo sta mappa, dobbiamo andare da Ollivander. Oh, che figata! Allora, Ollivander, qua ci sono le pozioni. Questa qua è Ollivander, fiera delle fiere. Questa forse. Ollivander, tac. Adesso seguiamo i puntini. Oh, cos'era per te? Cos'era qua? Oh, un altro micetto! Io spero che ci sia l'obiettivo carezza tutti i micetti. Ah, che figata! Io spero di fare uno squadrone della morte con tutti i gatti. Ah, siamo già qua da Ollivander. Ok, entriamo. Per la maledetta barba di Merlino. Rebellio! Qua c'è un mappamondo. Dov'è Ollivander? USA. Oh, io sono già stufo di sta bacchetta. Ah, sei tu. Solo un momento. Che poi Ollivander è vivo nel mondo di Harry Potter, ma si è ambientato 150 buongiorno. Anni prima. Sarà il nonno di Ollivander. Sì. Gerbold si chiama. Sì, io. Alla buon'ora. Sei il nuovo studente del quinto anno, no? Ma che dico, certo che lo sei. Il mio nome è Gerbold Ollivander. Oh. Di certo avrei già sentito parlare degli Ollivander, certo. Migliori produttori di bacchette al mondo. È un piacere anche per me. Fuori davvero. La bacchetta. Su, vieni con me. Troviamo la bacchetta perfetta, oh. D'accordo? Tipo, quante no, ne hai fatte di bacchette? No, non si vede che non hai vita sociale. No. Tu no. Tu no? Ah, quella lì sembra. Sì. Sicuramente la prima farà cagare, come nel film. 10 pollici e mezzo. Ma cos'è un TV? Dovrebbe andare. Vai, 10 pollici. Tieni. Come un tavolo. Perché non provi questa? Vediamo. Mi sembra un po' piccolino. Forza, su, brandiscila. Brandiscila. Che strano. Prova ancora, su, brandiscila bene. Vai. Ovviamente la prima non è mai quella giusta. Beh, direi che non ci siamo, eh? Strano. Chissà se sarà la seconda o la terza, vediamo se hanno copiato non il film. Non preoccuparti, la troveremo. No. Forse... Quella lì. Sì. Questa. Legno raro 13 pollici e 3 quarti. È più grande, noi vogliamo avere la bacchetta grossa, eh. Proviamo dobbiamo fare qua, una buona impressione alle ragazze di Hogwarts, vediamo. Sembra un po' bruttina d'estetica, vediamo. Per me farà cagare. Santo cielo! Immaginavo, adesso sarà quella buona. Sullo scaffale.
Adesso andrà a prendere. La cosa si sta rivelando più complessa di quanto pensassi. Quella con la piuma di Fenice. Dove vediamo. Sei? Forse tu. Forse no. Oh, è proprio quella là sopra. È quella. Messa là sopra, verde. Immaginavo. Solo quelle verdi sì. Va bene. Solo tu quelli verdi. Essere quella giusta. Oh. Ecco. Prendila. Vediamo. È quella giusta, sì, c'è il caricamento. Allora, tipo di legno, nocciola. Ecco, la piuma di Fenice, strano. Solida, 13 pollici, perché a noi piacciono le dimensioni. Acquista. Che cosa ne pensi? Mi sembra figa. Oh, abbiamo la bacchetta non di seconda mano. Strano. Sono empowered. Con questa bacchetta inizia il tuo brillante futuro nella magia. Oh. Mi sento, cioè, con quel pigiama allora, poi sono imbattibile. Che impressione ti ha fatto? Buona, diversa. Ho percepito una specie di scarica di energia. Lo credo bene. Un buon abbinamento. Tra voi c'è una... Non vedo l'ora di provarla. Andiamo certamente a provarla. E i nuclei di piume di Fenice sono terribilmente selettivi. Sarà un abbinamento perfetto. Grazie, e grazie. Il legame tra voi due diventerà sempre più forte. Vediamo, già la provo a sparare qua dentro. Oh. Beh, direi che come bruciatura ci siamo. Guarda, Ollivander, beccati sti incantesimi. Ovviamente Ollivander se ne infischia. Vediamo se c'è qualche altro incantesimo. Si può andare a perlustrare? No, devo uscire. Oh, abbiamo la bacchetta. Oh, c'è, no, c'è un cerca qua. Cerca, cosa c'è? Beh, abbiamo cercato. E qua c'è un raccoglio. Fatto Ollivander, hai presa la potentissima bacchetta, direi di concludere qua il primo episodio di gameplay di Hogwarts Legacy. Spero che vi sia piaciuto, domani uscirà il secondo episodio, così scoprirete tutta la storia principale e soprattutto tutte le funzioni, le cavalcature e i nuovissimi incantesimi. Non vedo l'ora di sfondarmi di burro birra. A domani, ciao!